Mi ha fatto discretamente arrabbiare quest'ultima palla del match, perché non c'era bisogno di metterla in calcio d'angolo, per niente c'era bisogno di metterla in calcio d'angolo. Cioè, Milan è la squadra che in Serie A aveva fatto più gol da calcio d'angolo, una delle tre migliori a fare gol nell'ultimo quarto d'ora, la puoi mettere in rimessa laterale, la metti in angolo. Cioè, questa roba proprio mi ha fatto imbestialire, di gatti, non ci stava, non ci stava per niente regalare un'ultima occasione al Milan di Pioli. Io credo che il pareggio di oggi fosse scontato, fosse scritto, però alla fine, per quanto il pronostico sia stato azzeccato, e cioè la Juventus e il Milan tornano a casa con un punto a testa di quelli che non si vogliono far male, io sono dell'idea che oggi la Juventus avrebbe, al netto delle occasioni, meritato la vittoria, in assoluto. Se penso ai due giocatori MVP, i giocatori copertina di questa partita, sono Ciao e Sportiello. Tra l'altro Sportiello che si ritrova a dover giocare una partita da titolare nel riscaldamento, non spera nemmeno di doverlo giocare, si ritrova a titolare all'Allianz Stadium in una partita, secondo terzo posto. Sinceramente non è sembrato un duello tra secondo e terzo posto in Serie A. La Juventus, secondo me, oggi il gol l'avrebbe meritato per numero di occasioni create. Poi è ovvio che non si può essere pienamente soddisfatti, anzi, non si può essere soddisfatti di questa prestazione, che comunque, secondo me, al netto comunque di quello che abbiamo visto, è probabilmente una delle migliori degli ultimi 3 mesi, e questo ci fa capire quanto questi 3 mesi siano stati veramente 3 mesi di angoscia pura, perché la Juventus ha fatto non solo dei risultati, ma anche delle prestazioni veramente terrificanti dal pareggio con l'Empoli in poi. Quella di oggi, invece, credo che sia stata una partita nella quale almeno si è vista la volontà di cercare la vittoria. Quindi è quello che vi dicevo prima: il pareggio era scritto, sì, però probabilmente oggi la Juventus i 3 punti li avrebbe meritati. Sapete che cos'è il discorso che mi fa veramente deprimere? È che dall'altra parte si trovava una squadra che aveva il portiere titolare che si fa male nel riscaldamento, 3 titolari su 4 in difesa squalificati, noi avevamo tutta la squadra al completo, e quindi in una condizione di questo tipo qui, a maggior ragione in una partita in cui ti potevi giocare la possibilità di avere incredibilmente il secondo posto riaperto, non sei riuscito a fare nemmeno un gol. D'accordo, il miracolo di Sportiello non sa nemmeno lui come l'ha parata. D'accordo, il miracolo di Ciao non sa nemmeno lui come l'ha parata sull'errore di Sportiello, però probabilmente si poteva continuare a spingere un po' di più anche a partire dall'inizio del secondo tempo, perché il primo tempo secondo me non è stato bruttissimo per la Juve, però la Juve non ha creato occasioni da gol se non quel tiro di Vlahovic, quella punizione di Vlahovic al minuto 45, quindi è un po' un problema andare a valutare in maniera positiva un primo tempo in cui tu non arrivi mai a concludere. La cosa bella che mi è piaciuta oggi è stata la fase difensiva della Juventus. Dall'altra parte avevamo un Milan che sappiamo benissimo come è fatto, non è una novità. Il Milan di Pioli, a maggior ragione il Milan di Pioli 2024-2025, è un Milan che quando non dà la palla a Leao difficilmente riesce a creare qualcosa di importante per andare poi a far male alle difese avversarie. Quindi oggi, quando avevamo parlato della probabile formazione, avevamo ipotizzato questa sorta di gabbia intorno a Leao. Di gabbia il difensore, ma di contenimento intorno al numero 10 del Milan, che oggi tra l'altro era pure capitano. Io dico una cosa: se Leao avesse la cattiveria agonistica di Gatti, sarebbe veramente un giocatore forse da pallone d'oro, però non è così, e quindi è un limite di questo giocatore qua. Però la Juventus difendeva 4-4-2 con Weah che faceva il terzino destro e Cambiaso che faceva l'esterno destro di centrocampo e andava a raddoppiare con i due esterni proprio su Rafa Leao. È stata una mossa che ha pagato, anzi tra l'altro io credo che poi ne parleremo ovviamente domani nelle pagelle, come tutto, però credo che Weah abbia fatto una buonissima partita, forse la miglior partita di Weah alla Juventus in questa stagione. Ne ha giocate poche, ha giocato più che altro degli spezzoni. Weah non è mai stato un giocatore importante in questa Juve. Oggi gioca titolare per la seconda volta in campionato e fa una buona partita dal punto di vista difensivo su Leao, e Cambiaso è stato invece un po' il giocatore in più di tutto questo match, il giocatore che secondo me
nella Juventus ha meritato il grado di migliore in campo oggi. Se la Juve riesce a non prendere gol oggi lo deve tanto a questo raddoppio UEA Cambiaso, e credo che sia stata una buona mossa da parte di Allegri. Allegri che tra l'altro mi sorprende nei cambi, ero in live a fine primo tempo, vi dicevo non immagino che Allegri andrà a fare il tridente, anche perché non mi dà l'impressione di volerla vincere comunque in generale questa partita, invece poi i cambi sono stati effettivamente quelli: esce Kostic per Chiesa ed esce Vlahovic per Milik, quindi c'è stato effettivamente il tridente, anche se non è vero, è proprio un tridente, dato che Chiesa è andato semplicemente a prendere la posizione di sinistra nel 4-4-1-1, Yıldız è rimasto a fare il trequartista alle spalle di Milik e dall'altra parte c'era Cambiaso largo a destra. Ecco, io credo che la Juventus potesse fare anche un pochino di più da questo punto di vista, e cioè cercare di andare ad attaccare effettivamente con Chiesa e Yıldız sugli esterni. Bisogna cercare di sfruttarla meglio questa opportunità, ma non credo che sia un caso che quando è entrato Federico Chiesa poi la Juventus abbia iniziato ad avere tante più occasioni, perché Chiesa oggettivamente oggi faceva il suo ruolo, giocava da esterno puro, non da mezza punta che si allarga sull'esterno, da giocatore che deve prendere quello spazio di sua competenza, deve andare lì, prendere palla, puntare nell'uno contro uno, mettere il pallone in mezzo o cercare di accentrarsi. Due o tre spunti importanti da parte di Federico Chiesa proprio con quella roba lì, in quella posizione lì, e la Juventus che purtroppo però continua a non riuscire a sbloccare la partita, la Juventus che continua questo discorso legato ai pochi gol che va a realizzare, la Juventus che continua a non vincere in campionato, e oggi siamo al 13° punto in 13 partite, e se non ricordo male in 15 partite soltanto 3 vittorie, di cui una in casa al 92° contro il Frosinone, un'altra con la Fiorentina per 1-0 e un'altra in Coppa Italia con la Lazio. Quindi dal punto di vista del rendimento, dal punto di vista dei punti conquistati, la Juventus non riesce a schiodarsi da questa roba qui. Però per quanto sia stata una partita che non si può considerare una partita indimenticabile, non ci va neanche vicino, per quanto non si possa giudicare questa partita effettivamente bella, è uno 0-0 difficilmente una partita bella, ma dove la Juve secondo me oggi meritava il gol e meritava di portarla a casa, io oggi almeno ho visto la voglia. Ecco, quando manca anche la voglia, per me diventa veramente difficile riuscire a anche solo a creare quel legame empatico con la squadra, che non è l'allenatore, non è il giocatore, non è il dirigente in generale, con quelli che dovrebbero rappresentare il mondo Juve. Io spero che questo sia il punto che ti fa capire che le ultime 4-5 partite, 4 di Serie A più quella di Coppa Italia, la finale di Coppa Italia, possano essere all'insegna del mostrarci almeno che comunque quando scendono in campo ci credono, hanno voglia di concludere bene questa stagione, perché è stata una stagione troppo brutta per essere vera. Quindi il finale perlomeno sarebbe apprezzabile di vederlo con una ritrovata voglia. Certo, hai conquistato la finale, devi cercare di fare qualcosa in più. Oggi contro un Milan del genere secondo me avevi un'ottima occasione, una ghiottissima occasione di portarti a -2 e poter provare anche a sognare la possibilità di arrivare al secondo posto in Serie A. Questo punto invece ti mette un po' in difficoltà, perché adesso il Bologna te lo vai a ritrovare potenzialmente a pari punti, perché in questo momento sei a +3, il Bologna deve giocare e quindi può pareggiare la Juventus con ancora lo scontro diretto, andare a giocare proprio a casa loro, e loro in questo momento qui sono molto cattivi, molto concentrati, molto uniti. Una vittoria oggi contro questo Milan qua decimato, con te che invece era pieno organico, si fa male anche il portiere nel riscaldamento, poteva essere veramente un'occasione ghiotta, forse anche inaspettata, che ancora una volta non sei riuscito a conquistarti. Bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, è il solito bicchiere della Juventus che fa un altro pareggio, che smuove la classifica ma non la cambia, una Juventus che ancora una volta non riesce a trovare tutta la cattiveria possibile per andarsi a portare a casa un risultato, una Juventus che prova a venire fuori da questo momento in cui andava in campo perché doveva andarci, una Juventus che si dimostra ancora priva comunque di qualsiasi tipo di concetto, di schema, di modo per far male agli avversari, provato con qualcosa che sai che lo stai facendo, una Juventus che per oggi almeno ha provato anche a tenere il possesso del pallone. Questa cosa mi ha stupito, perché semplicemente di solito la Juventus non prova neanche a fare la partita, non prova neanche a muovere il pallone, prova semplicemente ad andare
a trovare l'occasione, l'episodio, la possibilità su un calcio piazzato, un calcio d'angolo, ed è stato esattamente questo il primo tempo. Nel secondo tempo ho avvertito quel qualcosa in più, ci sono state anche delle occasioni che non siamo stati bravi a sfruttare, e poi ci sono stati dei veri e propri miracoli per il Milan. Credo che sia una notizia molto più positiva per il Milan. Ecco, credo che Pioli forse avrebbe firmato per una partita di questo tipo con delle occasioni per la Juve che non vengono sfruttate. Un Pioli che ho visto molto, molto nervoso, molto irritato. Ecco, non mi è sembrato il modo giusto di approcciare questa partita qua. Juventus e Milan, a fine dell'anno, si andranno entrambe le carte ferite, con la Juve che ha comunque la possibilità di portare a casa almeno una Coppa Italia. Contro l'Atalanta servirà molto più di questa roba qui, però. Questo è chiaro a tutti quanti. Ciao ragazzi, forza Juve, aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Ciao!